Ieri non hanno investito un vigile urbano, perché all'altro non si sono fermati. L'hanno accoltellato. E l'hanno pure accoltellato. Cioè, ma ci rendiamo conto? L'uomo che ci parla è un commerciante del quartiere Ferrovia di Foggia che non vuole essere riconosciuto. La sicurezza che fa schifo, gli abitanti pure vanno via. Cioè, ormai qua siamo alla merce loro. Stiamo per oltrepassare il confine. Ci hanno detto di stare molto attenti perché qui è terra di nessuno. La situazione di questo quartiere è così. Sono tutti extracomunitari. La gente italiana c'ha paura. Proprio qui, nelle ultime ore, un libico, 37enne irregolare, si è lanciato con l'auto sui vigili urbani che gli avevano intimato l'alt, schiantandosi in retromarcia contro un camion. Poi è sceso, armato di questo coltello, e ne ha ferito uno. Una tragedia sfiorata, quanto annunciata. Ma che è successo ieri qua? Non lo so niente. Non è successo niente? Io non lo so niente. La sera, quando ci ritiriamo tardi, io non metto la macchina nel box per non fare 50 metri dal portone di casa al box. Questo è sintomatico. Questa è una zona presidiata, per esempio in questo caso c'è una macchina della polizia municipale in servizio e qui invece vedete gli immigrati. Ma com'è la situazione in questo quartiere? È schifosa. Sono anni che è in questo stato. La gente parla poco, ha visto cambiare questo quartiere, aumentare gli immigrati, troppi quelli che non hanno un'identità, come il libico irregolare che appena ieri ha rischiato di fare una strage. Non sono persone civili che si comportano da persone civili, fanno il comodo loro. Quest'ultimo episodio fa aumentare la paura in un quartiere in cui la convivenza diventa sempre più difficile. Perché tenga paura, che posso fare?